Lieber Marco Missiroli, lieber virtuelles und anwesendes Publikum, ein herzliches Willkommen im Italienischen Kulturinstitut Berlin. Heute Abend freuen wir uns sehr, unser Projekt Goethe-Aribur, die Reise nach Deutschland, mit unserem ersten Autor dieses Jahres einleiten zu können. ein Projekt, das das Aviato. l'anno scorso e che ci accompagnerà e che ci accompagnerà fino al 2024 quando l'Italia sarà ospite d'onore alla fiera internazionale del libro di Francoforte è un progetto per il quale invitiamo autori e autrici eh, italiane a Berlino eh, tradotti non tradotti poco tradotti e comunque quello che ci interessa è avvicinare e avere qui autori che hanno interesse a conoscere meglio il mondo culturale, la capitale tedesca, il mondo culturale ed editoriale variegato della Germania in questo momento. È chiaro che il dialogo italo-culturale italo-tedesco in questo momento in Europa è eh, più che mai decisivo. E Berlino anche ultimamente eh, ha fatto compare come luogo di ispirazione di romanzi anche usciti molto di recente, eh, ricordo che hanno anche vissuto qui a Berlino dopo il 2000. Eh, penso ai recentissimi: Mario Desiati, Veronica Raimo, Vincenzo Lacronico, Cronico. Ma mh, è una è un aspetto dell'interesse dell eh, italiano eh, per il mondo tedesco perché soprattutto se guardiamo diciamo alle generazioni di scrittrici e scrittori più giovani e che è un drappello agguerrito di grande qualità eh, ci immaginiamo che per varie ragioni eh, non da ultimo anche un certo ritegno rispetto alla barriera linguistica eh, abbiano avuto in qualche modo meno dimestichezza con la grande stagione eh, della ricezione della cultura di lingua tedesca in Italia e per riferirmi a tempi recenti penso eh, a quel grande momento di apertura che c'è stato in Italia negli anni, dagli anni 60 fino al crollo del muro. In qualche maniera il crollo del muro segna un discrimine anche rispetto alle generazioni più giovani. E um, è uno di questi autori più giovani che non hanno vissuto a Berlino, ma che sono interessati, adesso mi sposto, ma che sono interessati e lo abbiamo capito bene, che sono, inter che sono interessati a. Um, a capirne di più è proprio Marco Missiroli e, e siamo molto contenti che questa sera sia venuto qui con noi. E devo anche dire che non è la prima volta, eh, perché abbiamo presentato eh, un suo libro fra cui, su cui fra, po fra poco oggi poi torneremo. Eh, Fedeltà, che è uscito nel 2019 in Italia, l'abbiamo presentato nella versione tedesca. Di una versione di Esther Hamsen apparsa presso la benemerita casa editrice Wagenbach eh, nel 21, ma accadde solo in forma virtuale per le note e immaginabili ragioni pensate alla pandemia. E, e allora si sviluppò un dialogo che ci fece capire che forse Marco Messiroli avrebbe, avrebbe avuto <ride> piacere di venire qua a Berlino. E quindi, questo, questa serata, insomma, in un maggio berlinese bello, eh, è un piccolo risarcimento a quello che, a cui abbiamo dovuto eh, rinunciare. Per chi non l'avesse seguito online la prima volta, eh, vi ricordo che Massimo Missiroli è nato a Rimini nell'81, vive a Milano con il suo romanzo di esordio Senza coda del 2005, ha vinto il premio Campiello Opera Prima, eh, poi è stato ripubblicato da Feltrinelli nel 16. Per Guanda ha pubblicato Il buio addosso, Bianco, Il senso dell'elefante. Nel 2015 è il best seller Atti Luogo Privato con cui ha vinto il premio Supermondello E appunto lo dicevo per Einaudi del 2019 è apparso Fedeltà, eh, tradotto appunto da Wagenbach da Esther Hansen nel 21. Ehm, prima di rivolgervi qualche domanda. Eh, ricordo che eh, la traduzione simultanea nelle due lingue la dobbiamo a Richard Molkov e quindi adesso non lo so, vorrei dire qualche parola su, sul romanzo, lo sapete, è un romanzo bellissimo ambientato in una Milano contemporanea dove vive una giovane coppia contemporanea eh, che si interroga su un tema antico, eh, la fedeltà coniugale c'è una bellissima frase nel romanzo eh, siamo sicuri che resistere a una tentazione significhi essere eh, fedeli e questi interrogativi si declinano lungo il romanzo in vario modo io ho tutta una serie di eh, citazioni pronte ma mh, rinuncio alle citazioni rinuncio alle citazioni e per <ride> cominciare vi leggo la prima pagina, la leggo in italiano, poi ci sarà anche in, in traduzione nella simultanea nella tedesca, vi leggo la prima pagina eh, del romanzo. Tua moglie mi ha seguita, mia moglie, fino a qui. Sofia lo fissò. Professore, lui guardava l'entrata dell'aula, credo sia in cortile. Carlo Pentecoste andò alla finestra e riconobbe Margherita per il cappotto amaranto che indossava dal secondo giorno di primavera. Si era seduta sul muricciolo e leggeva un libro, ancora nemirovski, teneva una gamba cavallata e con la mano libera vegliava lo zaino. Era fine marzo e una foschia inattesa attraversava Milano. Carlo si voltò verso gli studenti. Sofia si stava sistemando in seconda fila e aveva tirato fuori il taccuino e le mandorle. Era più giovane dei suoi ventidue anni, per il viso minuto e per i movimenti gentili che mitigavano i fianchi così inaspettati. Lo guardò, aveva la stessa apprensione di quando il rettore li aveva convocati per essere stati sorpresi da una matricola nel bagno del piano terra. Lui sopra di lei, le mani che le carezzavano il collo o qualcosa del genere, visto che la versione della matricola era stata una, un'altra, innumerevoli, tutte a robustire la voce per cui il professor Pentecoste e una sua studentessa avevano avuto un incontro ravvicinato di natura ambigua. Non iniziò la lezione, indossò la giacca e uscì dall'aula. Scese le scale, rallentò nell'atrio e si girò verso il bagno era tornato lì per fare chiarezza con un collega era tornato con il rettore e per ognuno aveva inscenato la ricostruzione di quello che chiamava il malinteso allora eh, questo è un incontro eh, un incontro, un incipit che eh, dice già molte cose no? da cui poi si sviluppano tanti tante vicende tanti percorsi no? Stai per dire qualcosa? Dillo. Beh, stavo per ringraziare, perché lo spiego proprio in maniera viscerale. Per un autore italiano essere invitato a portare la propria letteratura fisicamente fuori confine è un po' un atto miracoloso, è un atto di grande difficoltà accettare che qualcuno ti possa veramente aiutare ad andare oltre confine e farlo davvero. Perché la letteratura italiana è abituata molto spesso a rimanere in Italia e non andare oltre. La letteratura americana, francese, e la, la letteratura fu tedesca, quindi quella un pochino più passata, era abituata ad andare immediatamente oltre confine. Quindi questo è un piccolo miracolo culturale che dopo la pandemia mi fa fare doppiamenti, salti mortali. Quindi grazie all'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, a, e alla sua direttrice, e grazie a Bab Wagenbach che mi ha portato qua in Carta e inchiostro, insomma, questo ci tenevo a dirlo a priori. E poi sull'Incipit nasce da una storia vera: eh, da mia moglie che si infortunò di pubalgia e che dovette andare da un fisioterapista. Questa è una storia abbastanza risaputa. E mi venne l'idea che io la vidi, quell'anno lì insegnavo lo Yulm. Di Milano e la vidi che mi venne a trovare una volta e zoppicava. Dopo, andò in fisioterapia. Andava in fisioterapia il martedì ed era sempre molto contenta di andare in fisioterapia. cioè, man mano che i martedì andavano avanti, lei era sempre più contenta. Era una donna liquefatta dalla felicità. E quando sono finiti i primi cinque incontri fisioterapici ne ha comprati altri 5, un altro pacchetto e poi ha un altro pacchetto ancora, 15 incontri fisioterapici. Così ho deciso di vedere com'era il fisioterapista, ecco. Ed era l'uomo più bello che avessi mai visto, comunque un ragazzo meraviglioso. Allora io gli dissi: "Com'è questa sensazione di essere al limite?" E queste sono le prime 15 pagine di fedeltà. Direttrice ne ha letta una e mezza, le altre tredici raccontano quello che è avvenuto poi e che non sto a dire adesso. Non lo stiamo a dire adesso perché lo prendiamo per un'altra strada. Sì. Lo prendiamo per un'altra strada perché eh, il romanzo ha avuto un grande successo, è stato tradotto in oltre 30 lingue ed è stato eh, ed è attualmente ha cominciato a febbraio a essere proiettata a essere trasmessa eh, la serie eh, che è tratta dal romanzo su, eh, sulla piattaforma net, Netflix sia in tedesco sia in Germania e eh, sia eh, in Italia c'è una bella differenza no nell'inizio eh, del romanzo no che ci porta subito dentro, questo è un, un frammento no? tratto dal, dalla, dalla serie. Allora, beh, noi viviamo immersi nelle immagini, a volte insomma poi ci sono anche romanzi che magari vengono riscoperti attraverso film viceversa, c'è uno scambio forte no? fra, fra, fra scrittura e, e altri media. Come hai com visto? Hai partecipato a questa impresa? No, cosa ne pensi di queste trasposizioni? Beh, io non ho partecipato e non ho voluto partecipare perché sapevo che mi sarei sicuramente inferocito su alcune questioni, perché chi fa come diceva Moravia, uno è colui che fa eh, l'opera e uno è colui che fa l'opera filmica. Quindi siamo due e chi fa tutte e due deve saperlo fare. Io sapevo di non saperlo fare. Allora quando mi è stato proposto, ho detto certamente no. Poi però è iniziata a, cre a crescere la mia curiosità di capire che cosa avrebbero fatto. E sapevo che fedeltà è un libro difficilmente girabile, a meno che non si voglia, voglia scegliere una strada o l'altra. La strada è quella del o consumo o del non consumo. Cioè, fedeltà è basato sul malinteso, che è letteratura è tutto, perché è il dubbio, è il bivio, è il non sapere. Il non sapere o credere di sapere, in letteratura è qualsiasi cosa si possa fare. La maieutica si basa su questo. In un'opera per Netflix sapevo che sarebbero andati nel sapere, nel consumare e quindi ho alzato le mani e ho detto "Me la godo". E me la sono goduta, ho preso i popcorn la prima sera e me la sono guardata e ho iniziato a guardarmene una, poi un'altra e le ho guardate tutte e sei. E volevo andare a letto prima. Allora ho pensato che uno dei grandi obiettivi era stato raggiunto. Il fatto di mangiarsi una narrazione. Non sono d'accordo che questo debba succedere per forza sempre nei libri. I libri devono confermare che siamo esseri intelligenti, e gli esseri intelligenti possono produrre anche attrito con quello che leggono. La televisione deve confermare che siamo esseri intelligenti, ma ci può anche far rilassare sul divano. E quindi ho pensato che ci stava questa questione. Poi avrei cambiato questo, avrei cambiato quell'altro, avrei cambiato tantissime cose. Infatti mia moglie, che era lì con me, diceva: Stai zitto perché io dicevo: Ma questo forse lo potremmo spostare di là. Poi, però, me la sono goduta, ho lasciato e ho pensato che erano due opere differenti che andavano ad attingere da un unico universo collettivo del, della mia creatività. E devo dire: Sono stato molto sorpreso da, dal fatto che hanno lasciato i nomi, hanno lasciato una Milano che comunque avevo descritto anche io, hanno lasciato alcuni particolari. Tra l'altro autobiografici, quindi mm. chi vede la serie non sa che sta entrando completamente nella mia vita in alcune parti. E mi ha lasciato ancora e tuttora eh, grato di questa, di questa cosa, perché ha spostato il libro, le vendite, e poi ha spostato un interesse generale sul libro. Che, e questo lo dico qui e lo ripeto, poteva essere il trionfo del cliché. Perché se uno fa un libro sulle corna nel 2020, 2019 e pensa che non ti attribuiscano cose già sentite, è un pazzo. Allora ho cercato di ribaltare il concetto, l'ho chiamato fedeltà, che è un titolo nella mia testa a volte al singolare a volte al plurale, dipende, e in italiano ovviamente, e mi ha portato poi a ribadire anche in me stesso che la fedeltà non è quella sulle corna, ma è quella a noi stessi. Quindi è un libro in verità ego riferito all'individuo, non alla coppia. Sì, anche certo l'infedeltà. Ci sono tante domande no? eh, che, sì. che percorrono il libro eh, e sono anche a volte davvero le riflessioni di, di Carlo e Margherita che vivendo la loro vita in comune, ma anche le loro fughe, le loro esplorazioni parallele, si interrogano anche dubitosi, hanno molta, con molta trepidazione in realtà si interrogano sempre, no? Eh, si interrogano su quello che può comportare no? questa esplorazione parallela, no? Ehm, avventurarsi all'esterno intacca al focolare cito una pagina oppure un'autoassicurazione, auto, un non c'era stato nulla che avesse compromesso la loro traiettoria familiare, ehm, e poi. Ehm, Carlo che dice sì, Margherita è una gioia magnifica, eh, Sofia è una magnifica gioia, eh, eh, possono, possono stare insieme, oppure Margherita dice sa che Andrea, il fisioterapista con cui poi no, entra, entra in un rapporto più intimo, dice sa che Andrea è una voglia, ma... Teme di perdere Carlo dentro di sé un poco alla volta, no? Quindi ci sono no, tutta questa serie di, di, di domande che attraversano il, eh, il libro. C'è però una domanda, una domanda che mi è venuta, mi è sorta proprio leggendo l'ultima pagina. L'ultima pagina si conclude con Margherita. Che risistema. Risistema, c'è cioè un, un bel personaggio, c'è cioè un bel personaggio che è quello della madre, no? Uh, che ha anche questo rapporto un po' particolare come diceva Freud no? che le esatto. suocere vanno d'accordo con, esatto. con i generi ma non viceversa <ride> ma, non, non, <ride> ma non, no, c'è cioè, questo grande no? amore della... a volte quindi c'è De... anche una gran confidenza sì, no? sì, sì. c'è cioè questo rapporto poi la madre eh, muore e Margherita risistema, no? risistema la casa e c'è l'ultima, l'ultimissima frase che ti vorrei chiedere esattamente? Non è uno spoiler perché è una, è una frase no, staccata no, da trame. qualsiasi condizione di trama. Sì, infatti. Allora, l'ultima frase è, Mar è Margherita che sta, no? Eh, è Margherita che sta a mezzo in sistema. I vestiti, fa ancora alcuni gesti. No? Tocca una mantella no? del matrimonio della madre. E l'ultima frase è, se l'appoggiò sulle spalle. Una sposa libera degli anni 50. Virgola, sono qui. Volevo dare una libertà a tutte quelle persone che si sono rimaste costrette in un'epoca un feudale, soprattutto maschilista e soprattutto incentrata su dei lavori molto umili. Allora, Anna, la, la madre di Margherita, è, è ispirata a una sarta di Milano che viveva al giambellino e che diceva sempre sono qui, sono, sono io, eh, quando la, la chiamavano, lei aveva scelto di non lavorare per gli atelier perché il marito ferroviere non voleva. E quindi è stata costretta a lavorare in casa, negli appartamenti. Ed era per, una, diciamo, per un incidente uh, al polso in grado di cucire con una gradazione del polso superiore a tutte le altre. E quindi era in grado di riprodurre la curva del vestito di Yves Saint Laurent, dei vestiti haute couture di Yves Saint Laurent, che hanno, l'ho studiato perché mi interessava tanto, una cucitura invisibile sotto il seno che permette all'abito di girare leggermente e di risultare più sinuosa il corpo della donna, di far risultare. È invisibile. È piccolo. Nessuno lo sapeva riprodurre, tale gli atelier Saint Laurent o di Monte Napoleone o di quello. Quando Marella Agnelli e Agnelli sono in città per una famosa sfilata, per un famoso no, evento, si rompe il vestito di Marella Agnelli un'ora prima dell'evento. L'atelier non trovano nessuno e si sapeva in città che era lei la più brava e dicono vieni da noi in atelier o vieni nell'hotel di Agnelli e lo, glielo metti a posto. E lei dice no, perché a me è stato, sono stato costretto tutta la vita a stare qua, in questo buco di casa, quindi se vuole viene Agnelli qua. E Agnelli è andato lì. Ah. Eh, ha preso la macchina, ha accompagnato Marella, Marella è salita e li ha aggiustato lei in tre quarti d'ora. E il vestito e gli ha, e dicono che gli abbia lasciato insomma, una lauta mancia, e, e lei si vergognava perché il marito è andato è preso la bambina e l'ha portata nella camera da letto, la bambina piccola, sua figlia, e si sentivano i rumori popolari con Marella Agnelli, che era lì lì. Questo risulta un po' la, la grandezza di questa donna che si chiama Anna e che ha un nome Palindromo. I nomi palindromi, io quando ho studiato con Eco, lui mi disse sempre, Missi Roli, lei a un certo punto dovrà dare un nome palindromo ai suoi personaggi. Era il 2005, 2004. Mm. Gli avevo detto che volevo fare eh, lo scrittore e lui mi disse anche un altro, ho detto, speriamo, ho detto mm -hmm. che di, di farcela. E mi disse, lo di allora loro un nome palindromo quando si sente pronto e hanno un nome palindromo. E dissi, perché? Perché il futuro gli entra da davanti e gli rientra da dietro. Lui era famoso per il nome palindromo, facciamo gara, io una volta ero tanto contento perché gli trovai kayak. E lui mi disse, i topi non avevano nipoti, con Eco non potevi mai giocare su queste robe qua, era sempre infallibile. Allora con fedeltà dissi, sono pronto per il nome palindromo. Anna, e anche per Attio l'ho messo, però per, per fedeltà è qualcosa di molto più potente, perché ha, lei ha uno sguardo verso la nuova generazione che gli entra da davanti. Ma al contempo riesce a cucire la vecchia generazione da dietro. Quindi, come leggi il nome e come leggi la sua cucitura sulle generazioni, è lo stesso. Per cui il sono qui è la chiusura di questo conflitto enorme che fedeltà mette, spero, in scena tra la vecchia generazione che voleva delle fedeltà nella nuova, nei loro figli, e la nuova generazione che non riesce a dare queste fedeltà alla vecchia generazione, perché ha un sistema economico, politico e sentimentale diverso. Certo, nonostante questo, poi forse certe inquietudini no, di Margherita le capisce molto meglio Anna. Ah, totalmente. No. Li sa, è come se sapesse. Poi parla sì. con il genero, però lei sa cosa passa dentro la figlia perché non, le ha, non è riuscita a esplicitare i suoi. A causa del, del, nove, del vecchio secolo che non gli permette. Sì, perché c'è tutta anche poi lei ha perso il marito, c'è tutta una vita che cambia. Insomma, mm. anche quelle sono belle pagine. Senti Marco, ma cosa, a cosa stai lavorando? Eh, io ho due ossessioni grandi che mi sono rimaste da, da, da raccontare. Una eh, non, ho, non ho mai parlato di, di questa cosa, però ci sta che ne parli qui. Una eh, La morte del padre. E una è una condizione di rischio che ciascuno di noi mette nella propria vita quotidiana, che può essere concreta in, in alcune questioni. No, non sto a fare i nomi adesso perché nel romanzo c'è. Il romanzo si chiama Avere tutto ed esce il 27 settembre per Enaudi. E questa volta qua è stato scritto questo libro per, eh, sul totale rischio di me stesso, cioè sul dire la verità. Io volevo dire la verità senza fare autofiction e senza fare la forma diario. Ah. Quindi inventandomi una storia, ma dove c'era tutta la verità, nient'altro che la verità di quello che io penso rispetto alla condizione dell'azzardo e alla condizione della morte dei genitori, soprattutto in quella speciale condizione dolorosissima di quando si diventa genitori dei propri genitori, che è una condizione straziante, silenziosamente straziante, che chiude il cerchio della genitorialità e dell'essere figli. E quindi me la sono giocata tutta. Il grande. La grande sfida era riuscire a fare un libro corto, mm. 150-160 pagine, che però avesse dentro la densità del romanzo grosso, cioè che quando finisci di leggerlo pensi che hai letto una vita grossa. E questo mi era successo con Uomini e Topi di Steinbeck, per esempio, oppure mi era successo con Il vecchio il mare di Hemingway, o mi era successo con il grande quaderno di trilogie della città di K, il primo dei quaderni di Agota Christoph con i gemelli Lucas e Klaus. Questa forma di densità è la cosa che mi interessa di più adesso e per riuscire ci ho messo 4-5 anni, insomma, tra tutto, tra studiare e vediamo se ci sono riuscito. Era una domanda ad agguato, però ho risposto con una risposta sì, sì, coraggiosa, siamo, sì. coraggiosa <ride> assolutamente. Perché non me l'aveva detto che me l'avrebbe chiesto. Ah, no, no, non ci siamo. Mi piace. No. Non ci siamo. Ma adesso mi viene un'altra domanda sì, sì. in mente da, che non è un agguato. No, eh. no, ma mi piace ma la cultura. Siccome è Siccome tu hai citato, hai citato Uomini e Topi, eh, allora siamo a Berlino, qui insomma siamo ligi ai nostri programmi no? sì. di germanizzazione sì. delle giovani generazioni, sì. scrittori italiani. Sì. Allora io ti chiedo: se io ti un, un libro tedesco, un libro che per te è tedesco o è berlino? che per te è stato significativo, perché qui siamo, vabbè, a Gota Christoph è un caso poi, no? Emblematico. A, per... Sì, e poi mh, in qualche modo ehm, anche molto particolare, no? Sì. Eh, però tu hai citato la grande, la grande narrativa americana. Sì, perché sulla... Eh. Prima io e la direttrice abbiamo discusso sul fatto, ed è la, il fulcro di questa discussione, che la Germania letteraria e Arriva nella nostra generazione di scrittori con mm. più fatica rispetto a quella precedente. Quindi, noi cosa citiamo sempre? I dolori del giovane Werther. Va bene. Mm. Oppure, erroneamente, uh -huh. e questo qui te lo, lo dico e lo svelo: uh -huh. citiamo Peter Anket, che non è tedesco, è austriaco. Mm. Vi fa capire le grandissime coordinate, oppure Erich Boll o Gunther mm. Grass, ma è troppo poco. Mm. Vuol dire che c'è è mancato un ponte tra la vecchia generazione e questa nuovissima generazione che riesce a ritrovare Berlino e la Germania negli autori italiani che hanno vissuto qua. Mm. E infatti tu hai citato Latronico con le perfezioni, hai citato Desiati con spatriati e non è un caso che sia così. Quindi noi siamo orfani di questa letteratura quando invece mio padre e mio nonno erano costitutivi di questa letteratura. Quindi cosa ci passano i dolori del giovane Werther? Basta, no, assolutamente non basta. Ecco che allora serve un processo di ricostituzione non solamente dei titoli, ma completamente della lingua, ben tradotta speriamo, ma credo di sì, che ci porta poi a una nuova forma di cucitura. Da chi è stata sostituita la Germania? Dalla Francia? Uh -huh. E meno dall'Inghilterra? Harry, Giro di vita di Harry James, la nuova generazione non la conosce ed ah. è, 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 è una pietra miliare, per esempio. Chi si conosce della nuova generazione? Martin Amis, non lo conoscono in pochissimi. Conoscono Ian McEwan o conoscono Julian Barnes o conoscono Sally Rooney che non è inglese ma è UK e irlandese. Quindi c'è un passaggio violentissimo che nessuno cita e che grazie a Olga Tutkarus stiamo arrivando poi a una slatentizzazione orientale, finalmente. Però c'è un buco ed è grave. Speriamo che le università, perché si parte da lì, riescano un po' a ricostituire questo buco centralissimo, che insomma deve essere assolutamente colmato. Gli americani mantengono la nostra forza. Però è anche facile citare sempre gli americani. Non so se, cioè, allora le università fanno un ottimo lavoro e... Certo, fanno un loro. E poi, sai, dovremmo forse anche uscire no, dal... tu dicevi prima, Hunt, da... che no, cioè, eh, sono più dimensioni anche non necessariamente legate a una dimensione nazionale, no? Ormai c'è una dimensione transnazionale... È vero questo, della lingua. Anche, no? cioè, per cui la francofonia e l'anglofonia certo. chiaramente eh, hanno, no? sono molto più facili da, da, da avvicinare, no? questo, questo sono è più già digeriti. E poi c'è una cosa fondamentale che nessuno dice. Ora, per entrare meglio nella lettura della nuova generazione, la prima persona singolare aiuta moltissimo. Questo è diventato moda. L'autofiction è esplosa. La Francia ha dettato tramite mm. Emmanuel Carrère, ma anche Houellebecq, che non fa autofiction, ma produce una prima persona molto naturale da quel mm. punto di vista. Mm. Lì. Eh, ce ne sono tanti, c'è Yasmina Reza, per esempio, che lavora molto bene attraverso le sue pièce, ma tantissimi altri. L'Italia sta cercando di prendere questa parte qua, ma non ce la fa pienamente. Per cui siamo orfani costantemente della facilitazione della digeribilità della letteratura. Invece la Gran Bretagna, la Germania e la tradizione italiana arrivavano dalla terza persona singolare. Che vuol dire distacco e distanza letteraria per avere una storia altra, non una storia sua. Questo secondo me fa la differenza ancora adesso. Io sono un forte sostenitore della terza persona singolare, anche se ho avuto successo con la prima persona plurale. A in luogo privato. Questo mi crea un grande conflitto interiore. Ma no, dai. <ride> eh, anche c'è, in realtà, la terza, insomma, è molto interessante questo, questo, queste osservazioni no? sulla prima persona. Allora, siccome... Insomma, tu leggi è meglio, la prima o la terza? Prova a dirmi distinto. Perché tu hai tro troppo, 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 troppo studia. No, 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 cioè... Um... Ti piace la buona letteratura, la verità è questa. Sì. <ride> cioè, non è non è un problema cioè perché ad esempio adesso per fare proprio degli esempi eh, canonici che vengono da, 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 da ambito tedesco certo. no? Cioè, eh, il monologo interiore la prima persona c'è cioè tutta la discussione ma è stato Joyce ma no Joyce l'ha imparato a Trieste perché gliel'ha spifferato eh, Svevo che poi lo io, sapeva leggendo Io Knizler, sono d'accordo no? io su questo. E eh, allora la Insomma, eh, signorina Else, ma anche l utene, l utene, insomma, il luogo tenente gostri, ma soprattutto signorina Else, che è un racconto straordinario e tutto, no? Ma è una prima persona che poi, c'è tanta raffinatezza poi. Perché non è perché, diretto, no? Eh, La Mitteleuropa metteva eh, una, un distacco. Quindi c'è una no, ma poi c'è anche insomma, c'è anche invece ci sono delle terze persone meravigliose e fanno parte forse anche quello. Non, non dico di un canone, ma di qualcosa che di una letteratura che era presente anche attraverso anche categorie teoriche nel diciamo nel dibattito, negli interessi italiani fra gli anni 60-70 e 80, penso ad esempio, non so. Uh, Thomas Mane Musil, per fare due esempi. No, so che Cacciari ha scritto, credo ieri o l'altro ieri, un, uh, oh. ha fatto un intervento su Musil. Sì uomo senza qualità. Sì, bisogna rileggere musica. No? Sì, io non l'ho mai letto. Eh, infatti, ma non, voglio dire... Eh, mi ha annoiato no? tanto. Ma... Sì, ma il punto è che poi i libri vivono quando sono interrogati, quando c'è un... Insomma, in ba... fondo l'ultima libertà che c'è rimasta è di non andare avanti in un libro e chiudere Però c'è anche un'età giusta per musica. Esattamente. uno ha il diritto di avere l'età giusta. Eh, assolutamente, cioè, non sto dicendo, non, non voglio essere fraintesa, eh, non pensavo affatto a, 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 Non facevo questi esempi per dire sono due libri canonici, se uno non ha letto questo, eh, questo è un, un grave peccato, perché non è questo, non, insomma, la letteratura è un mondo di libertà, appunto, è l'ultimo rimasto, in fondo, e uscirei anche da certi canoni che poi sono stretti, che vanno ogni volta rinegoziati, discussi, allora diventa interessante il discorso, certo. interessante il discorso diventa è, perché Marco Rimi Siroli trova, trova Musi noioso? È lì, questo è, è, è interessante, stato... no? Cioè la, 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 la vera... No? E invece perché? No? Eh, cosa intercetta no? altrimenti di, di sensibilità no? eh, o di pensiero? Insomma, un po' questo era... No, io li citavo pensando alla terza persona, no? eh, a quel passo anche grande che anche il romanzo continua a mantenere, anche, nelle sue anche il romanzo degli anni, cioè Thomas Mann, no? eppure si continuano a raccontare le storie, no? ma lo stesso Kafka c'è non... cioè, quell'inizio pazzesco del processo. No? Qualcuno doveva averlo calunniato. Io è che lo sta dicendo non, non lo sappiamo in realtà no comunque hai citato io prima sono entrato nel suo ufficio e giuro che fedeltà avevo un piccolo segreto il piccolo segreto era stato svelato tra me e lui dal mio editore italiano ernesto franco che mi disse che questo libro aveva sotto un altro libro di ispirazione e tutti pensavano varie cose e entrando nel suo ufficio lei mi ha detto, guarda Marco, secondo me Schnitzer, doppio sogno, è dietro questo libro. E, e si è chiuso un cerchio perché me l'aveva detto lui prima che uscisse e oggi me l'ha detto la direttrice dopo tre anni che è uscito il libro. Oggi quindi io reputo questa giornata come epilogo di questo romanzo perché doppio sogno di Schnitzer è un libro molto insinuante. Non è solo un libro di straordinaria visionarietà, è un libro che ti rimane dentro. Non a caso Kubrick lo prese per Eyes Wide Shut. E quando io l'ho lessi, dissi, no, questo, questa roba qui l'ha fatta solo lui, però mi è rimasto dentro, E questa cultura qua, questa lingua qua, è, una, è, è qualcosa di affastellante, mi ha veramente turbato. Quando me l'ha detto lei prima, sono saltato sulla poltrona. Come dire, non sono di nuovo nudo ancora una volta. <ride> e probabilmente ci voleva una... Un'anima che conosceva la Germania da fuori e da dentro, e quella letteratura lì soprattutto, che è una letteratura fatta di insinuazioni molto solide, ecco. Certo, io però vedo, vedo delle vedo appunti, vedo un pubblico attento. Allora, non lo so, forse Magari è già il momento di fare qualche. Non ho guardato l'orologio, vedevo solo delle reazioni: percepivo delle reazioni, eh, percepivo delle reazioni, quindi lo dico adesso, ma senza che ci debba per forza esserci ancora un'altra reazione. Poi sì, no? Okay. E comunque ecco, se qualcuno ha un'ispirazione, può eh, subito manifestarla. Insomma, no, ehm... No, no, ma il tema appunto era quello, io pensavo, pensavo appunto a questi giochi fra, fra, a quanto possiamo dire, in terza, in prima, con il noi, insomma, cioè a, questa, a questo tipo di, di Molto, forme Molto spesso puoi dire meno con l'io di colleghi. E mm. quindi è interessante il mio prossimo libro, è di nuovo sulla prima persona singolare. Uno dice, mm. allora ha parlato in forma diaristica di tutto. No, è una storia altra di stacco e ho, ho fatto il segreto di non giudicare mai quello che scrivo. Allora è interessante capire un po' come si scrivono i libri nuovi rispetto a questi libri qua, perché questi libri qua che hanno molto successo mi hanno prodotto una forma di inibizione. Allora c'è un trucco quando hai l'inibizione. A Tioscene aveva venduto tot copie. Allora, per mettermi a scrivere fedeltà, ho fatto così. Un giorno dovevo andare a fare la spesa e ho iniziato il romanzo. E lo devi fare così. Mentre fai l'azione, fai invece, invece l'altra. Fedeltà aveva avuto molto successo. Quando sono tornato a casa, invece, me lo ricordo ancora, che andare con mia madre nell'orto perché eravamo a casa per il lockdown, gli ho detto che andavo a fare una doccia e ho iniziato il romanzo. Questa forma di controtendenza alla letteratura, di, di usare la letteratura quasi come un'opera quotidiana, è un modo eccezionale per prendere distanza dalla letteratura stessa. Poi io ho, ho dei rituali molto autistici, ogni libro viene ritagliato 21 cm x 14 cm quando, nel, nel Word del computer. Garamond 13, mi faccio il segno della croce due volte prima di iniziare. Tempero oppure metto le matite tutte uguali. A un certo punto metto sempre scarpe inglesi per scrivere. Perché? Perché se metti le scarpe da tennis o le pantofole è chiaro che userai troppi aggettivi. Perché sei comodo, devi stare scomodo e sarebbe meglio anche la, 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 la camicia perché ti imbusta e allora tu l'aggettivo non lo usi. Però la camicia è un po' dura. Sono tutti dei rituali. È talmente difficile scrivere che io capisco Nadal. Tennista, che fa tutti quei rituali. Quando è così difficile vincere portare a casa la partita, che se io non avessi le mie scarpe inglesi, sicuramente non riuscirei più a scrivere. Mi tornava in mente anche questa idea anche appunto di Thomas Mann, no? che viveva no? con la stessa etica borghese, no? Dei padri eh, si avventurava a spiegare la decadenza dell'arte o la salvezza che viene dall'arte, perché poi lì eh, si gioca sempre sull'ambiguità, no? E, quindi c'è cioè, questo: tutti questi rituali, e tutta questa riflessione che noi vediamo sulla forma. Eh, a cui sei molto attento, mi incuriosisce molto anche la tua perplessità sugli aggettivi. Lì sono stato. Eh, avevo... È una tendenza sì. questa. Cioè, sì. Tu sei cioè non tu, ossia o si usano gli aggettivi o non si usano. Secondo me, se si usano, devi essere capace di usarli. Mm. E io sono poco capace di usarli. Secondo me, cioè, li uso come confo Mi conforta usarli. E quando mm. ti conforta usare un aggettivo, stai troppo comodo. Invece, l'aggettivo deve essere giusto. Mm. Mi ricordo un grande dibattito tra l'iso e consumato. L'iso è un mi, il pianoforte, consumato è un do. Quale uso? Dipende dalla musica della, 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 della frase. Ma no, non usi né l'iso e né consumato. Il pantalone della persona è già, attraverso l'azione del personaggio, rovinato in qualche parte e risparmi allora devi essere uno che deve risparmiare almeno per quanto mi riguarda invece uno bravo come Thomas Mann può usare anche il doppio aggettivo eh, eh, triplo e triplo. il triplo e il terzo va a rafforzare il primo e quindi è tutta una sinfonia quei tre pensate che pentagramma aveva quell'uomo in, in testa io non riesco manco a usare una nota questo qui usa la triade Vuol dire una scala esponenziale mentale di, set, no, di 30 volte superiore il calcolo della musica e della lingua. Quindi, cosa puoi fare davanti a sta roba? Non li usi. Oppure, trovi la tua strada. No, trovi, esatto. Che è una forma democratica. Tre aggettivi che li usa? Lui, Proust e Joyce, penso. McCarty ne usa due. Il doppio, sto ragionando in generale. E eh, sì, non ce ne sono più. Camus non usa, cioè tende a sottrarre. E quindi abbiamo fatto la scala. Ah, Mishima ne usa due. Mishima ne usa due. Ma Mishima può usarne anche tre. Poi l'Italia, con la sciabola, due. <ride> con la katana. Ma è anche una reazione, pensavo a quello che dicevi prima, della tua... Tu hai prima stabilito una rigorosa distinzione fra, mh, quando sulla, sul tema scrittura romanzesca e trasposizione sì. cinematografica, hai fatto una distinzione molto rigorosa, che non è così ovvia, no? Perché, anzi, no, c'è molta inclinazione all'ibridazione. Eh, sì. Eh, no? E, mh, e, insomma, non, non, è, eh, non è così... Mh, così ovvio, ma soprattutto mi chiedevo rispetto a, a questo, al tema in realtà della pervasività delle immagini e al fatto che oggi noi leggiamo e scriviamo una letteratura che è condizionata sì, ecco. da una pervasività di immagini che era impensata, anche se questo vada a dire, questo mi veniva in mente eh, rispetto agli ultimi esempi grandi che hai citato no proust eh, Thomas Mann Joyce. E, e Joyce no quando scrivono proust i, i, quei tipo di romanzo lasciamo perdere Buddenbrock quelli sono romanzi che escono nel momento in cui c'è la prima grande trasformazione cioè entra il cinema eh sì. entra il cinema e sono un modo anche no di il romanzo saggio, di riscoprire in un, dentro un mondo dove c'è un nuovo medium, no? Di trovare un'altra voce kafka, è impensabile senza il cinema, è un altro genere allora, ma oggi, però, guardiamo anche le differenze, no? cioè, sì. Forse la tua strada è anche legata. Non usare l'aggettivo, non siamo più abituati alle descrizioni, no? Perché sono sostituite da altro, forse, no? Sì, sul tema dell'immagine hai tirato fuori un argomento cruciale. La critica italiana, alcun, un certo tipo di critica, stronca libri che usano le immagini come cinematografia all'interno e non usa la lingua come evocazione dei sentimenti. È proprio una dicotomia, eh. o sei di qua o sei di là. Ricordo quando uscì Io non ho paura di Niccolò Maniti, allora lì l'immagine divenne filmica ed era autorizzata, poi dopo ebbero tutti paura che quella sarebbe stata la nuova tendenza e fu così, e io vengo un po' da lì, quindi se devo dichiararmi uno che usa la lingua per descrivere solo i sentimenti o per, o per le immagini, sto nel mezzo, non è un fattore democristiano, è la verità, e <ride> io sto davvero nel mezzo, fedeltà è fatta di immagini, risparmio sulle descrizioni, mm. quello sì, sono di quella generazione che per, per cui la descrizione è la noia. Perché anche quello bisogna saperla fare. La descrizione se la sai fare benissimo, come fa Domenico Sternone, ti mette al mondo nella, del, 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 tra i viventi, anche quel è bravo a fare descrizioni ciniche, ma, ma buone, ecco, beh, ci stai dicendo un sacco di cose. Ehm, non so se di nuovo c'è qualche. C'è qualche ulteriore domanda? Dai. Diamo, forse dobbiamo dargli però il microfono perché altrimenti la, la registrazione non ci riesce bene. Adesso ne devo trovare uno che non so dove. Ce n'è uno là, in fondo. Dove? Forse là sul, sulla. Qui, qui davanti. Eh, la cosa che più. Sono Stefano Bastano. Cosa... Ciao è un piacere La cosa che più mi ha colpito eh, leggendo Fedeltà è soprattutto il ritmo dei dialoghi. Che la forma aggettivo fosse scarna, risicata, è molto bello eh, perché siamo diventati tutti anti-dannunzio in qualche <ride> modo, cioè non sopportiamo più le. La bolsità dell'italiano bollito, e quindi in questo il cinema ci ha castigato. Sì. Per fortuna. Però sento la, fortissima la tradizione americana, cioè Hemingway è il papà di tutti noi, di tutti sì. voi in particolare, e con una, eh, con una castrazione in più. I, I tuoi dialoghi tendono, nemmeno scrivi i tre punti di sospensione, però sono sempre pensati. Quindi ti volevo chiedere questa cosa. della. È un'osservazione acutissima, nel senso che io ho un'idiosincrasia per i tre punti di sospensione. Quando mi è stato chiesto come mai li, li usi, eppure li, lo deve indicare che c'è un pensiero sospeso o comunque che c'è, ho preferito troncarli. Perché quando incontrai Vargas Liosa, lui mi disse che i tre puntini di sospensione non andavano bene, cioè andavano bene solo nelle forme di seduzione avventure della ragazza cattiva aveva questi puntini, puntini, io gli disse, come mai? Perché i puntini di sospensione li devi saper usare e lei le sa usare davvero, allora io mi inibì, per cui non li uso, eppure i miei dialoghi hanno un difetto, rischia, che siano un po' troppo, che facciano tornare troppo l'informazione alla fine di tutto, cioè che portino a un'equazione perfetta. Quando il dialogo da Hemingway viene che deve essere sporco, interrotto, malamente fatto. Spero di poterci arrivare come opera di maturità. Che, perché il dialogo è, spero che nel prossimo ci sia questa questione di sporcizia. Se, se posso, ultimamente certo. eh, parlando con Albinati, ehm, la questione del padre. E lui ha scritto un testo romanzo, direi, savage. Totalmente. Sa e, come facciamo adesso a differenziarci? Adesso uno deve provare a dare sfida col grande rinoceronte che è stato Albinati, <ride> o il grande unicorno anzi, che la, vecchia, la, nuova, la nuova generazione come siamo noi deve provare a sfidarli. Deve provarci, perché se no saremo nipoti di Calvino e saremo sempre figli di Albinati, Veronesi e di Starnone e di tutti gli altri. No. Io voglio dirgli a questi qua, venite, okay. a, venite a sfidarci e magari uno di noi ogni tanto glielo fa una sfilata, cioè gli rifila <ride> bene, speriamo di avercela fatta. Mi piacerebbe 160 che tolta la pubblicazione 150. Quindi è esattamente il contrario di Albinati. Non so quanto sia la scuola cattolica adesso. È sulle 600. 1200, no, no, di più. 1200. 800. Sì. Sì, quello lì è bellissimo. Vita, vita e morte di un ferroviere. Si chiamava in, di, un di un ingegnere. Vita e morte. Un, è forse il suo romanzo più bello. Dopo quello, non lo so. Insomma, vediamo. È una sfida. Grazie. Le manderò il libro, vediamo se, chi decreta vincitore. Va bene. salve molto piacere Invece eh, a me colpisce molto diciamo eh, l'atto performativo quando ti metti a scrivere mi ha colpito molto questa discrepanza tra i riti scaramantici e un'azione un che è sostitutiva all'andare a fare la spesa o la doccia e come le, come si sposano queste due cose fra l'altro questo cambio di scarpe, più... mi ha ricordato tantissimo Pirandello che lui si cambiava d'abito. Ah, lui si cambiava d'abito, faceva tutta una ritualità ah. e poi entrava nello studio. Cioè Era proprio una. Siamo una... fragili, siamo <ride> esseri molto fragili e io cerco di rendere straordinario quello che dovrebbe essere quotidiano. Quindi è un, confl è un conflitto continuo, è un ossimoro continuo. Il problema è che quando io vado a scrivere, nella mia casa si capisce che io vado a scrivere. Perché io non ho mai voglia di scrivere, in verità. Io preferisco fare le pulizie. Infatti mi sono fatto regalare un Dyson. Non se volete farmi felice mi dovete regalare il Dyson a me. Per farvi capire che c'è un amore e odio profondissimo per la scrittura, perché ti mette al tappeto, la verità è questa. E quindi provo con le scarpe, provo con tutte le ritualità, però alla fine sono sempre sotto, ecco, questa è la verità. Sono contento di scrivere un libro ogni 4-5 anni, ci sono dei miei colleghi che lo fanno ogni anno, ma forse lo fanno per darsi un ritmo. Però non sono tanto d'accordo, uno ogni anno come fai? Insomma, è difficile. Beh, ma qui ci sono le pressioni, ci sono le pressioni anche di italiani. Le puoi sfatare però, perché puoi andare a fare un altro lavoro che ti dà da mangiare e scrivere libri quando vengono. Invece se tu vuoi fare lo scrittore con i ritmi devi per forza farlo uno ogni anno se vuoi guadagnare lì un po'. Però sì, alla fine una volta se si riusciva a fare altri lavori, adesso è più difficile, insomma. Quali sono gli altri? Quale sarebbe l'altro lavoro ideale per te o se c'è anche qualche Strizza cervelli psichiatra perché io sono il primo psichiatra <ride> <da lettino>, insomma. <ride> psichiatra, ho fatto tanti anni di edicolante è stato molto bello, 11 anni di dicola. ho fatto come si dice dicola in tedesco? Kiosco. Kiosk. E... e poi vabbè no di, direi lo psicoterapeuta, l'insegnante però l'insegnante va a erodere un po' le forze della scrittura ti stanca mentre lo psichiatra secondo me guadagni storie e poi puoi dormire mentre te le raccontano Devo avere dei Dyson però, come le pistole. Perché fare pulizie con il Dyson è diverso che farlo con altri... Provate. Sì, se voi avete un, un croccantino di un cane là, il Dyson ci arriva se lo spermette bene. Ma niente, purtroppo. Speriamo che da oggi mi mandi il V12 a casa. Ma insegnare è faticoso perché c'è un'interazione. Insegnare cosa? Io insegno uh, struttura sentimentale e struttura, uh, che sono due cose che adoro. L'insegnamento è la mia vita, è proprio il lavoro che ho trovato che mi confà esattamente come la scrittura. E siccome do così tanto, che è meglio che io insegni sempre quando il libro non è in fase acuta. Sennò Però tu... tu hai lasciato una scuola, una celebre scuola di scrittura la creativa, Alde... ho, de... old... ho letto una biografia. Sì, dove adesso insegno tra l'altro, <ride> vabbè la racconto. Io l'ho lasciata perché erano veramente bravissimi questi qua, e ho detto io sono il più scarso, vado via. <ride> e, e, e poi Baricco lo intervistato anni dopo mi fa, E tu hai detto questa cosa della Holden? Ho detto sì. Mi fa, perché non vieni a, a lavorare da me allora? Così, visto che non ti piace quel metodo, fai il tuo metodo. E io andai e fece, costruì tutto il mio metodo di, di insegnamento, che non si rifaceva a quel vecchio metodo che mi aveva ferito. La verità è che ero fragile, per cui leggere i testi ad alta voce non mi veniva. Però sì, mi è sgamato anche qua. Ma... Si può insegnare, ci sono, come sulla traduzione, no? Eh, ci sono i grandi fautori della traduzione come arte i grandi fautori della traduzione come come tecnica che si sì. può apprendere no c'è cioè la grande e insomma la verità insomma sta un po poi c'è l'ineffabile del caso concreto che poi decide se la cosa funziona o non funziona no è la stessa cosa si può imparare a scrivere no no non si può imparare a scrivere non si può insegnare la scrittura creativa ma si può Insegnare il modo per capire qual è la tua scrittura dentro. Uh -huh. Ognuno di noi ha un tipo di scrittura. Può essere più o meno buona. C'è gente che non la sa tirare fuori, c'è gente che la tira fuori malamente. Riesce a tirare al massimo quella sfoglia lì. Quindi fai un po' lo psicanalista. Faccio un po' lo psicanalista. <ride> Detta, no? In un altro tutti modo, tutti i miei no? studenti dovrebbero avere dei lettini, non dei banchi e <ride> delle sedie. Bene, ehm, non so, avrei. Vorrei ancora, non so, mi piacerebbe fare una domanda: come faceva c'era quella cosa delle le Piccole domande, c'era una bella rubrica ispirata credo a Proust, no? Il libro preferito, il dolce preferito. Sì, il, questionario. il questionario, no? Ah, li so, tutti anche Eco era fissato con queste robe. Era, era, era una che adesso è un po' scomparsa, no? Lui non mi ero immaginato, ma ti faccio, non so, mi viene, mi verrebbe da fare, non, non sono riuscita a pensarlo fino in fondo. Allora, Volevo farti un questionario teorico, ti dico le risposte di Eco. No, no, non le risposte vere, io volevo fare, ah. volevo fare un passo più in là, ah. volevo eh, sondare il tuo immaginario tedesco oppure di lingua tedesca, noi abbiamo tutto un immaginario hollywoodiano, su, ad esempio abbiamo viviamo dentro, un, adesso sentiamo parlare di nazismo, di denazificazione ogni giorno e dentro di noi però c'è eh, il predatore dell'arca perduta e c'è un immaginario hollywoodiano per cui per troppo tempo allora tu sai che costruisci una formula per cui metti no, il, il nazista cattivo e, e ti riesce sì, ti perfettamente. Torno, certo. ecco. allora E questo fa parte. Allora volevo sapere, mi, mi chiedevo, no? cioè, mh, cibo, mi rispondi Würstel, cioè, Porca questo miseria. è... <ride> uh, sì, purtroppo sì, Kraut e Würstel. Sì, no. E birra, dai. Oktoberfest sì. ti rispondo. Oktoberfest, no? Eh, non lo so, ehm, non ti dico romanzi perché ne abbiamo già parlato prima, è ovvio, no? Architettura? architettura... Male. Male, ecco, eh, architettura rispondo male. Male. <ride> eh, Berlino? Erta. Erta? Erta Berlino. Ah, calcio. Ah, Erta Berlino calcio, Questo è un aggettivo. Sono un grande appassionato. Ah, beh, questo, questo è un trade union forte fra Italia sì, e sì. Germania, diciamo sì, la verità, sì, 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 sì. che dovremmo forse, è forse uno dei, dei punti più, più caldi. No, a, a parte gli scherzi, sta andando in un contesto davvero di varietà. Adesso mi vengono gli stereotipi, però se ci penso eh. bene ti potrei stupire, eh. no, non c'è il tempo di pensarci bene, ci dovrei, no, però, la esatto, prossima... ma ci penso. Cioè, Faccio una che... mappa. Tu fai una mappa, io preparo le domande. Eh, esce avere tutto. A fine settembre. Esce avere tutto, quindi insomma, eh, lo leggeremo in italiano, in tedesco, insomma, in tutti i modi possibili. E così per la prossima volta ci prepariamo anche un sacco di ci prepariamo un vero questionario. Se non ci sono ancora o altre, altre domande, io vi ringrazio tutti, grazie davvero. Ringrazio Richard Molko che ha seguito la nostra conversazione, eh, il pubblico virtuale, Katrin Füchtemann, la casa editrice Wagenbach, che è sempre una sicurezza per la letteratura e la cultura italiana in Germania. E soprattutto ringrazio Marco Mistiroli, è stato molto generoso grazie, a venire qui con noi a trovare a te. il tempo e, e veramente ti siamo molto grati. Grazie e poi alla fine mi corre sempre l'obbligo di ricordarvi che non finiamo qui, che ci siamo certo. ancora. Anche se ricorderemo con gran piacere questa serata, la vedremo, faremo una bella post-produzione del video. E, e vi ricordo che il nostro. Eh, Prossimo eh, incontro, eh, adesso abbiamo un momento di eh, una settimana di pausa. Diciamo, il nostro prossimo incontro ricominciamo il 31 maggio nel segno della musica perché c'è un concerto del duo d'Alia Gibboni in collaborazione con l'Accademia Ghigiana e il giorno dopo ancora la musica. Un in, pensando alla Biennale Musica di Venezia di settembre, un incontro con eh, Lucia Ronchetti. Eh, ci ha detto anche delle belle, ha fatto un bel ragionamento musicale anche con l'iso consumato Marco Missiroli, e a lui veramente ancora molte grazie. Grazie, grazie. a voi, davvero per l'invito e per questa accoglienza. Grazie.